Cominciamo quindi con la lettura dell'articolo di Brindelli. Spesso nei media mainstream viene fatta confusione fra crescita e ripresa, come se fossero la stessa cosa. In realtà sono due fenomeni opposti, la crescita produce ricchezza e la ripresa invece porta alla distruzione di ricchezza. E proseguendo con la lettura dell'articolo, entrando nei dettagli, sarà sempre più chiaro perché è così. Qui Brindelli porta l'esempio di un articolo del Sole 24 Ore che infatti confonde la crescita con la ripresa. In realtà Banca d'Italia e BCE ricordano spesso correttamente che la Banca Centrale, mediante manipolazione monetaria del credito, può intervenire solo a livello di ciclo e non di crescita strutturale. Quindi almeno queste due istituzioni monetarie non fanno confusione tra ripresa ciclica e ripresa strutturale. Il Ministro dell'Economia invece parla di crescita e la lascia intendere come strutturale. L'obiettivo di questo articolo è chiarire la differenza fra ripresa ciclica e crescita strutturale e spiegare perché la ripresa ciclica allontana e impedisce la seconda, cioè la crescita strutturale, e quindi perché sono due concetti opposti. Vediamo che cos'è la crescita strutturale spontanea. È un aumento della capacità produttiva che sia economicamente sostenibile nel tempo. Questo aumento della capacità produttiva può essere originata da varie cause. Lo spontaneo fluire dell'attività economica, qualche innovazione tecnologica positiva, oppure una modifica delle preferenze temporali delle persone verso un maggior risparmio. In ogni caso, la crescita strutturale richiede due condizioni. La prima è che ci siano investimenti netti, un livello di investimenti maggiore di quello necessario a mantenere il valore della capacità produttiva esistente, altrimenti si avrebbe consumo di capitale e diminuzione di capacità produttiva con decrescita. La seconda condizione è che questi investimenti siano economicamente sostenibili nel tempo. Quali sono quelli sostenibili? Quelli che non entrano in conflitto con le preferenze temporali delle persone, cioè sono gli investimenti che provengono dai risparmi reali. Quando invece i maggiori investimenti derivano non da maggiori risparmi, cioè da minori consumi, le persone che preferiscono consumare di meno nel presente per risparmiare per il futuro, ma invece quando gli investimenti derivano da espansione artificiale del credito da parte del sistema bancario, allora vengono fuori le crisi economiche.